Benvenuti a una nuova ora del tè nel salotto dello Scarabocchiature. Come al solito, a farci compagnia un autore, nostro tesserato e amico, Larry Camarda. Sì. Ciao. Ciao Ciao, Larry, benvenuto. buonasera. Ciao. Grazie per aver accettato l'invito, sei stato gentilissimo. Saluti da Sanremo. Infatti, tu sei sanremese, quindi tieni il festival in casa. Sì. Sì. Hai qualche spoiler da darci? No, solo che la città è proprio piena, piena come nuovo. Immagino. C'è di tutto, c'è cioè un carrozzone incredibile, però è una bella cosa, dai. Ma come ti ho detto all'inizio, volevamo dedicare, in accordo con te, l'abbiamo detto fuori onda, questa live nel nostro piccolo la volevamo dedicare a un lutto che c'è stato nel mondo del fumetto. Sì, Alfredo Castelli, sì, questa mattina ci siamo svegliati con questa ferale notizia che ha colpito tutti. Castelli si vede anche sui social, proprio un autore molto amato, io ebbi la fortuna di conoscerlo personalmente in varie occasioni, ho cenato anche con lui. Il mondo del fumetto è in lutto, e non solo il mondo del fumetto italiano, secondo me, perché lui lavorò anche per la Germania con gli aristocratici. È un autore che io conosco praticamente da bambino, l'ho seguito in tutte le sue fasi, da Diabolik, quando faceva Scheletrino, a Corriere dei Ragazzi, a appunto Martin Mister. E via dicendo, quindi è stata veramente. Eravamo preparati perché sapevamo che era malato, però fa sempre brutto. In effetti, se posso permettere un mio ricordo personale, non ho avuto il piacere di conoscerlo di persona, solo artisticamente, però è grazie a lui che mi è nata la passione per il fumetto. Ricordo un suo volume che ancora va girando sotto forma di dispensa, è scaricato Come diventare un autore di fumetto. Sì, Ed è un po' il vademecum. fu legato alla rivista Eureka, mitica, bellissima, quel breve lasso di tempo in cui i direttori erano appunto Castelli e Silver. Era una bellissima rivista e c'era questo vademecum, questo libricino, Come diventare autore di fumetti, sì, bellissimo e anche raro, anche raro. È raro, però è facile, se posso dirlo, si può scaricare facilmente. Lo stesso Alfredo Castelli lo metteva a disposizione ed è Sì. una serie di Io consigli utilissimi. non lo trovo più. Ho trovato una ristampa tanto per guardarlo ogni tanto, ma il mio originale non lo trovo più. L'originale proprio è raro, hai ragione. Però io consiglio a tutti chi si approccia al mondo del fumetto volendo diventare autore, consiglio a tutti di procurarselo, di scaricarlo, di stamparlo, perché è utilissimo. È fondamentale perché è molto chiaro e poi divertente anche in effetti. Sì, infatti spiega divertendo. Sì. Torniamo a noi. Io ho avuto il piacere di invitarti nel Sì. nostro salotto, oltre che per bere il tè. Hai scelto l'infuso No, 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 no. Dopo vado a fare un aperitivo. Ah, ok, tu sei più da aperitivo time, non Questo credo. è a base d'alcol. Ah, ok. E volevo chiederti, come la domanda che faccio sempre per rompere un po' il ghiaccio, nel frattempo che ci raggiungono altri amici, Sì. come ti è nata questa passione per il disegno e cosa hai fatto per tramutarlo, quello che è adesso, un lavoro? Allora, più che una passione, cioè io nacqui già col dono, ero il classico bambino, lo disegnava bene, a scuola mi facevano sempre fare disegni, quindi avevo questo dono di natura, diciamo, no? Che piano piano ho coltivato, ma poi io appunto avevo un grosso interesse per le arti visive, ma soprattutto per i fumetti. Io sono un appassionato totale di fumetti sin dalla tenera età, letti a tonnellate, complici mio padre, le mie zie, quindi io ho letto di tutto e mi piaceva proprio disegnare i fumetti, i personaggi dei fumetti, però qui a Sanremo eravamo un po' tagliati fuori, diciamo, dalle.
Scuole non ce n'erano, però un po' tagliati fuori, non tanti trucchi del mestiere, tante informazioni non c'erano, quindi dovevi un po' arrangiarti. Finché all'età di, diciamo, 19 anni, così conobbi Domenico Marino, che fu un chiostratore per la Corno, un professionista che si era trasferito qua a Sanremo dopo aver abitato a Milano, a Nizza, e lo conobbi e iniziai a stare, diciamo, un po' da lui un po' a bottega, no? E lì, allora lì imparai parecchi trucchi del mestiere, come inchiostrare col pennello e tante altre cose. Tant'è che poi scusa se ti interrompo, stanno arrivando tanti saluti che volevo ricambiare. Sì. Stanno seguendo Paola, la nostra fervente ascoltatrice, lo scarabocchiatore stesso, grande onore avere il grande Larry. Sì. Ciao. Fai complimenti, troppo bravo, opere meravigliose. Il nostro amico Massimo Cartocci, anche lui ci segue sempre con piacere. E poi chiaramente Mirko dice una cosa che non c'entra niente, come il suo solito, perché Sanremo è Sanremo. Vabbè. Saluti, sì. Bravo Vincenzo. Ok, scusami se ti ho interrotto, mi faceva piacere salutare chi ci sta seguendo. Poi sì, questa live andrà avanti. Se avete qualche curiosità, qualche domanda per il nostro Larry, fatela pure, io gliela giro con piacere, lui è a disposizione, l'avrete capito. Non lesina nell'aprirsi con noi. Prego, Larry. Dicevo, iniziare a lavorare con lui, facciamo anche due albi erotici per una casa editrice francese. Poi per problemi personali e familiari dovetti mollare tutto. Il sogno, cioè, era anche molto prima avevo già prodotto due fanzine, avevo intervistato, perché qua c'è il Club Tenco, che è una rassegna di cantautori, e il buon Vincenzo Mollica, ecco, l'unico modo per vedere qualche fumettaro così era quello, perché il buon Vincenzo Mollica ospitava disegnatori. Lì conobbi Andrea Pazienza, Milo Manara e tanti altri, e intervistai anche Milo Manara proprio negli anni, metà anni 80, e quindi iniziavo a fare qualcosina. Poi appunto conobbi questo Domenico Marino e facciamo anche delle cose, diciamo, a livello professionale. Poi dovetti mollare tutto e rimase questo, diciamo, questo disegno, questa mia passione sospesa per anni. Contemporaneamente io sono anche musicista, quindi mi dedicai di più alla musica, perché comunque portava un guadagno più immediato, no? Cioè lavoravo di giorno e di sera andavo a suonare, diciamo così, no? Poi mi sposai, divenni padre, così, e la vita passò. La vita passò. Ogni tanto noi esageriamo. No, la vita passò, diciamo, passarono gli anni, no? Passato tempo. Passarono gli anni, però c'era sempre questo senso di frustrazione, no? Questa cosa sedimentata. Mi mancava qualcosa. In fondo, mi mancava qualcosa, no? E ogni tanto sì, disegnavo, no? Facevo qualche cosa per qualche amico, ma niente di particolare, anzi, mi dava quasi fastidio, no? Poi nel 2012 iniziai per diletto, no? Perché avevo scoperto che c'erano in America, facevano le recreation, no? Non so se sai cosa sono le recreation. No. Praticamente le recreation sono delle tavole rifatte in modo proprio uguale, perfettamente, di copertine di albi americani, Spider-Man, Superman, in bianco e nero. Quindi si potrebbero dire fan art, diciamo, come ogni tanto si viene detto, degli omaggi, sì, dei fan. Sono fan art, però c'è un alto livello cioè bisogna copiarle proprio bene, farle proprio perfettamente, no? E io ho visto questa cosa, allora ho iniziato a farle anch'io, no? Così, per diletto, no? E ne realizzai parecchie, mi venivano anche bene, no? Perché comunque avevo anche la tecnica, no? Iniziavo
ho ripreso un po', va per diletto, no? Poi feci anche una piccola mostra, no, qua a Sanremo in occasione dell'uscita di un film dell'Uomo Ragno, no? Proprio all'Ariston dove c'è il festival. Così ormai armi e bagagli, andrei a Torino, alla Little Nemo Art Gallery, disegno di Sergio Pignatone, per presentare, per vedere se riuscivo a vendere o a fare l'esposizione o cosa. Ma Sergio mi rispose: guarda che queste qua sembrano fotocopie, no? Io espongo arte e mi rimando a casa quasi. Mi disse, dovresti colorarle, dovresti fare qualche cosa per renderle diverse. Anche mia moglie mi diceva: ma perché non le colori, no? Perché non le colori, no? E io dicevo: guarda che le creation sono così, in bianco e nero, no? Proprio con la testa proprio fissa così. Invece tornai e dissi: vabbè, adesso mi metto a colorare, Beh, così no? imparate. Provo a colorare, no? E beh, questo fu lo switch. Che mi permise, cioè, inizia a colorare, io non ho mai colorato, mai, proprio qua, raramente così. E invece si scoprì che ero bravo a colorare, no? Ah, Cioè, quindi è stato il plus. sembrava colorare, no? E infatti, poi affinai la tecnica, iniziai poi a pensare: non posso fare le recreation, cosa, cioè, dove vado, così, mi devo inventare qualche cosa. E mi inventai il mashup. Cioè, dalla musica, il mashup nella musica, prendi due brani, uno dei Ramones e uno dei Rolling Stones, li metti assieme, li mixi assieme, e ne fai uno solo. No? E nel testo mashup, praticamente l'incontro tra due personaggi che è possibile, non so, lo so, Diabolik con l'Uomo Ragno, no? Incontri impossibili. Nel frattempo, se mi permetti, stanno arrivando altri saluti. Vabbè, a parte Vincenzo Basile che dice basta con Sanremo e mi associo perché adesso pare che pur esista solo Allora, Sanremo. Per io sono di Sanremo, come facciamo? te è concesso. E poi vabbè, Mirko mette le mani avanti, lei ritornerà nel salotto con me, disegnerà live, sarà pure però l'ho ospitato prima io all'ora del tè, ricordatelo. Ok. Vabbè, poi arrivano altri. Vabbè, mi sfottono che non sapevo cosa fossero le recreation, chiaramente. E poi confermano che ci sono parecchi che le fanno, queste cose. No, c'è un mio amico, si chiama Angelo La Rosa, che è proprio il top del top. Cioè, lui ha continuato su questa, lavora anche per gli americani, è secondo me il migliore del mondo. Dice Vincenzo, potrebbero essere considerati falsi d'artista. Non so se ha Sì, senso ma questa c'è un cosa. mercato su questa cosa, perché sai, queste tavole qui americane, hanno raggiunto quote improponibili per la gente normale, quindi o se li fanno rifare oppure addirittura non ci sono più gli originali, tante copertine, perché negli anni 60, negli anni 50 le mandavano al macero, quindi sono sparite, quindi per avere una sorta di originale che si avvicini un po' a quella roba lì, si fanno le recreation. Allora, il nostro amico Massimo Sì. ci invita a proseguire. A me le copertine reinterpretate mi piacciono da morire, sono curioso di vedere qualcosa se è possibile. Infatti, Massimo, noi siamo qua per questo. Infatti, il nostro Sì, ce l'ho qua Larry. sul catalogo, l'originale non ne ho quasi più, però allora mi inventai questa cosa qua e iniziai a farne un po', no? A metterle online così, e si creò proprio e iniziò a destare un po' di interesse, tant'è che ne fece. Anche Rai News fece un servizio e poi qualche sito specializzato fece qualche servizio, qualche articolo così, no? E poi fece una serie appunto dedicata a Diabolik con altri personaggi, no? Io ho visto Diabolik. qualcosa con Alan Ford, se non mi sbaglio, sul tuo profilo. Ci sono diversi omaggi. Allora, Sì. un nostro amico qua ci nomina pure Germano Reggiani, che confesso di non conoscere, che pure a quanto pare fa questo tipo di cose. Germano Reggiani?
Sì, così ha scritto, non lo conosco. E poi vabbè, Mirko ci dice che Angelo La Rosa è un caro amico e ci chiedono di far vedere le tue cose. Dai, inizi a far vedere un po' di opere. Io ti metto in visione Allora, principale. per vedere i match-up, sono in Quello catalogo, che vuoi, le tue opere in generale, qualche opera tua, qualche opera tua. allora, diciamo, queste qua sono molto grandi, e Allora, mo ti metto in visione principale. faccio qua una piccola carrellata. Ecco qua. Allora, questo è meraviglioso. Voglio sapere prima le dimensioni. Sì, sono le dimensioni, sono 59 per 76. Affacciami. Qual è la Sono tecnica? serie che ho dedicato al cinema. Allora, questo ovviamente è Frankenstein Junior. Chi non lo sa, ha sbagliato continente, chiaramente. Ma che tipo di carta è? Un cartoncino, posso chiederti tecnicamente? Questa è una carta 640 grammi, molto costoso. Un foglio così qua costa 10 euro. Forse online si paga meno. Però ne vale la pena. Poi mi faccio tagliare per i vari formati. Ma questo è il foglio proprio che viene venduto. Questo è una 640 grammi. Adesso aspetta, faccio una piccola carrellata. E Questa scusami, se... questo qua come è realizzato tecnicamente? Frankenstein Junior, come l'hai fatto? Allora, questo si guardano. Allora, io praticamente per fare quasi sempre adotto questo metodo, mi faccio dei bozzetti piccoli, Sì? molto piccoli, per vedere proprio la composizione, no? Sì? Con le foto, quelle che voglio mettere, no? E poi riporto, e poi cioè, quando ho capito come me ne inizio con la matita a fare proprio gli spazi anche qua, i disegni qua con la matita e poi inchiostro. Quindi tu trai ispirazioni dalle foto e ne fai una tua composizione. Sì, per fare soprattutto per fare quelle del cinema, per forza ci vogliono foto, se no sarei cioè sarei da mettere in un museo, cioè devi prendere, cioè, come quando fai i ritratti, no? Cioè devi avere le foto. Questo è Psycho. Wow, bellissimo. Anche questa dimensione, per cortesia. Questo è sempre come l'altra, Ah. 59,4 per 76. No, è meraviglioso. Allora, tienilo fermo un po' perché voglio che lo apprezzano. È veramente un capolavoro. Mi piace questa figura in controluce di Norman Bates. Wow, bellissima. Nell'angolo in alto c'è anche la mamma, ma è un capolavoro. Questa è più di una locandina. Hai fatto una cosa bellissima. Bates Motel. Sì. Questo è identico a quell'altro per quanto riguarda grammatura della carta e dimensioni. Allora, io uso solo quasi esclusivamente questa carta. E dicevo che avevo fatto un'altra serie dove c'era una volta in America. E la voglio Non vedere, dove sta? ce l'ho qua perché allora avevo fatto una serie di 5 o 6 con appunto cosa c'era? Il Padrino, poi c'è Wow. Cioè, qualcosa tu di. mi stai dicendo che le hai fatte e non me li vuoi far vedere, No, non chiaramente. te le voglio fare vedere, magari te le farò vedere digitale, perché gli originali li ha comprati un venditore, un mio amico che si chiama Armando Baldinucci, e lui comunque vende le stampe su mia autorizzazione, a formato locandina proprio, in tiratura Ok. limitata. Abbiamo fatto 10, 20 copie per soggetto. Sono firmate e numerate e si trovano quando ci sono le convention o le fiere. Lui sarà presente a Lucca collezionando e avrà questi manifesti. Armando Baldinucci, Sì. cercatelo pure sui social. Sì. Lui ha un catalogo fatto in parte, credo, da Larry, tra Sì. C'è quali Il Padrino. Star Wars, c'era una volta in America, poi c'è. Guarda. Forse, aspetta, questa qua è sul catalogo, che poi lo vedete? Sì, come? Non lo vediamo, certo. Questa C'era una volta in America, perfetto. versione. Questo è Sergio Leone, diciamo, ispirato. Però Questi qui, sono i. E no? questo ce l'ha. Il tuo amico lo tiene, questo qua. Sì, in questo formato, questa è.
Questo è lo stesso formato dei precedenti. Questo è virato in giallo. Christopher Lee, quello della Hammer. Questo è ispirato a Christopher Lee e al Dracula di Christopher Lee. Ma spettacolare. Poi posso far vedere. Ma questo qua, sono bianco e nero chinati. Come l'hai resa questa? Allora, faccio vedere. Questo Dracula che avete visto, praticamente come questo in bianco e nero, no? Sì. Questo è il comic di Mario Bava. Bellissimo, sì, perfetto, perfetto. Fallo vedere, fermo, non ti muovere. Ok. Stupendo, stupendo. Sta pure Adolfo Celi, wow, incredibile. Tra l'altro la targa della macchina è un peccato di autocitazionismo, se non sbaglio. Intanto ce ne metto queste cose qui. Dicevi, allora, quel Dracula lì è praticamente fatto così, e Sì. questa è tina diluita con l'acqua per fare le mezze tinte. Questo si chiama mezza tinta, no? Sì. Però nel caso di Dracula ho colorato, fatto, poi l'ho colorato di giallo, ho lasciato il giallo, ho messo il giallo e il rosso per dare più potenza all'immagine. Oh, stanno arrivando tantissimi complimenti. Quello che ti vorrei chiedere, ma quanto ci metti a realizzare una illustrazione così complessa, così ricca di dettagli e di personaggi? Ci vuole, diciamo, 6 giorni di duro lavoro. Ma Sei duro giorni. lavoro vuol dire 8 ore al giorno? Quindi è quasi un lavoro d'ufficio, 8 ore al giorno. Eh sì, ma io faccio questo tipo di orari. Aspetta, volevo farvi vedere una cosa, alcune cose che sto facendo ultimamente. Allora, adesso sto facendo. Scusami, una curiosità, come mai lavori così in grande? Questi fogli molto grandi, molto belli, ma come mai così grandi? Lavoro anche in piccolo, no? Però magari mi chiedono, non so, 30 illustrazioni da mettere. Io lavoro così in grande perché io non faccio fumetti, io Sì. faccio arte dedicata ai fumetti. In questo caso è il cinema, però adesso vi faccio vedere i fumetti, le cose, perché sono così grandi perché devono essere esposte. Sono da salotti, sono da gallerie, robe così. Io non faccio i fumetti. Sì, Sono è chiaro. un illustratore che deprede i fumetti, diciamo, omaggi i Io fumetti. direi li omaggia. Senti, qualcuno che si è collegato più tardi ci chiedeva di nuovo di sapere la grandezza e il tipo di carta. Allora, la carta è un Fabriano 640 grammi. E la grandezza sono 59,4 per 76 centimetri. E questi sono originali, questi non è che sono stampe, queste sono proprio le. Originali. Dicevo che adesso parlando di fumetti, sto facendo, a me piace proprio giocare con l'immaginario collettivo, no? Mi piace giocare anche con la musica, il rock, infatti non so, cioè. Vedete, questo qua è un catalogo. Poi, infatti, questo Sergio Pignatone della Little Nemo Art Gallery di Torino. Io Sì. tornai di nuovo con le mie opere colorate, ti dicevo prima, no? Non so se ti ricordi. E Sì, come? così iniziai a lavorare con lui, perché questa è la prima mostra che mi fece fare. Sì, comunque la Little Nemo è conosciuta come galleria, quindi. Poi. Diciamo che ho fatto molte mostre con lui. Questa qua è a Lussemburgo. Vedete qua come si gioca il mashup? L'uomo Sì. ragno Sì. con Black Mortimer. Oppure, vabbè, insomma, mi piace, questo è appunto dedicato al rock, no? Sì. Praticamente ci sono. No, scusate, mi distraggo un attimo ogni tanto, ma giusto per fare, ci sono, vedi? Allora, questo però che cos'è? Questo è un catalogo che stai facendo vedere. Catalogo, però per farvi vedere, perché gli originali non ce li ho più,
Però se, il rock dentro il fumetto, no? Come Sì. se, capito? Qua c'è Jim Morrison, qua per dire c'è Robin che piange col giornale che dovevano uccidere John Lennon, oppure qua ci sono gli Avengers. Aspetta. Allora, mi chiedono se questi cataloghi sono acquistabili. Questi sono dovrebbero trovarsi alla Little Nemo. Quindi contattare la Little Neme e Little Nemo. Sì. E poi mi chiedono se puoi far rivedere Frankenstein Junior, perché se lo sono persi. Ritorniamo a Frankenstein Junior. Un originale, vi ripeto, originale fatto a mano. Voglio dire. Vedete quanto è grande? Enorme, è bellissimo. Wow, abnormal, ma è bellissimo. Quindi tu hai preso delle foto, dei fotogrammi e lo Sì. hai assemblato componendo questo originale. Sono i vecchi artisti quando facevano la cartolina, quando realizzavano la cartolinistica proprio per i film, no? Facevano Sì. quadro fondamentalmente. E dicevo, dato che a me piace il rock, perché ho passato da musicista, da autore, no? E adesso ultimamente ne avevo fatta prima una, l'avevo chiamata Diabolic Club Band, no? Praticamente sono delle opere con i personaggi dei fumetti, però ispirati alla copertina di Sgt. Pepper's dei Beatles. No, quindi hai fatto un Avete super mashup, ci hai pensato? messo tutto. Il primo, l'originale è San Germania, perché l'ha comprato un collezionista di Diabolic tedesco, italo tedesco, no? Allora, ho Grande. ripreso l'idea. Ho messo Diabolic con tutti i personaggi, no? Poi ne ho fatto uno della Disney con tutti i personaggi Disney, che anche questo è andato via, è andato in una galleria svizzera. Però poi ultimamente ho fatto questi. Questo è il lavorante. Questo qua è sempre la stessa carta, però tagliata, Allora, un quadrata. attimo solo ti metto in Sì. visione principale, così lo vediamo bene. Questo è Spider-Man. Questo è Spider-Man. E Però vedo anche altri personaggi. questo è tutto l'immagine, tutto il cast di Spider-Man fino agli anni 70. È fatto come se fosse la copertina di Sgt. Pepper's dei Beatles. Non so se l'avete presente, ci sono loro. Quindi Oppure. questi sono antagonisti e coprotagonisti di Spider-Man. Wow, Batman. questo è lo stesso principio con Batman. Sì, lo stesso principio con Batman. Hai messo pure più Batmobili, hai fatto un omaggio ai Robin. Sì, c'è proprio vado a cercare tutte le cose che possono essere. Poi ci sono tutti i piccoli inside joke, cioè modellini, vedete? Non No, so quanto. questo è enorme come opera. Tutti questi qua sono originali e sono in tuo possesso, quindi se qualcuno è interessato può contattarti. Qua si vede appoggiata c'è la rivista Life, per dire, Sì, no? Vedi con la vediamo. copertina. Oppure ce n'è una dedicata ai Fantastic Four di Jack Kirby. Wow, fantastico. Fantastico. Qua ci sono i Fantastic Four. Questa è un'opera incredibile. Questi sono tutti disegnati a mano, colorati. Come colori poi? Che tipo di colorazione Coloro con ecoline e tempera. Vi è? Ecoline faccio e vedere, se mi dai un attimo, vi faccio vedere, ce l'ho proprio fresca fresca, una chicca, tempera. Sì, fatta una, come io amo tantissimo Magnus. va? No, ok. Infatti sono stato il primo a fare il gruppo su Magnus in Facebook, no? Il grande Magnus. Sono proprio un fan sfegatato di Magnus, Come ti sia fanno un complimento, dicono che la pienezza di queste tavole ricorda il grande Jack Kirby.
Per forza, cioè, devo. Io sono un po' come diceva Magnus, il buon Magnus, sono il pirata dell'immaginario. Se mi dai un secondo, Sì, vai trattieni. tranquillo, vai tranquillo. Subito. Vai tranquillo. Allora, vi voglio ricordare che tutte le opere che stiamo vedendo sono tutte originali e li tiene il buon Larry. Se qualcuno è interessato, lo può contattare tranquillamente. Dire che ha visto questa live e che è rimasto folgorato come me, come voi, come alcuni di voi, dalle sue opere e potete ordinargliela. Sono tutte disponibili, giusto, Larry? Quelle che stiamo vedendo sono tutte opere disponibili. Però qualcosa sì. Ok. Nel caso lo contattate, mo ti metto in visione gigante così vediamo meglio. Vai. Questa è dedicata a Magnus, proprio solo a un autore, solo a lui, al grande, al sommo. Ma Vedete, spettacolare, spettacolare. Magnus al centro. Adesso mi confondo qua con tutti i personaggi della Sembra un storia. omaggio a Tex, vedi il suo Tex, immagino. Sì, c'è anche lui, c'è anche Sì. Tex. In mano. No, no, è fantastico, è fantastico. Lo sconosciuto, sì, va bene. Ma sono dei piccoli capolavori, è la stessa grandezza che hai detto per prima, sono tutti identici come grandezza. Allora, questi sono, mi sono fatto tagliare questi fogli di cui parlavamo prima, me li sono fatti tagliare quadrati, quindi è rimasta una striscia che poi utilizzo per altre cose, perché comunque questa carta qua cioè, è preziosa. Poi ci sono dei formati più piccoli. Poi mi diverto per dire, No, questo è più piccolino, per esempio. questo è più piccolo, è la metà di quel foglio lì. Questo sembrerebbe una cosa, una copertina di Spider-Man, no? Sì, invece? È una copertina di Spider-Man, però io mi diverto a giocare. Sì? Questa copertina fu il numero 100 di Amazing Spider-Man, no? Fu realizzata da Joe Romita. Ok, Sì? Sì. io l'ho realizzata come se l'avesse fatta Steve Ditko. Ah, ho capito, hai cambiato stile. Sì, tutto è lo stesso. Ho fatto così perché sono pazzo, non so. È una bella pazzia. La famosa copertina della morte di Gwen Stacy, Sì. fu realizzata da Gian Romita Senior, l'ho fatta con lo stile di Steve Ditko. Ah, bravissimo, in realtà quindi come abbiamo detto tu sei un illustratore puro perché non fai fumetti, fai illustrazioni anche molto grandi. Diabolic, qua per dire Diabolic, e ne è Vedi? rimasto solo uno perché dei neri degli anni 60 è rimasto solo Diabolic. E Sì. tutti gli altri non ci sono più. E I qua personaggi con la K si chiamavano Criminal. Satanic, Genius, Sì. Sadic, e così Ci via. fu il boom dei neri capitanati appunto da Diabolik, che in effetti credo sia rimasto veramente solo lui di quella stagione. Sì, solo lui. Oppure ci sono anche queste cose qui. Ecco, queste sono, la maggior parte sono in galleria, però se non so, ci sono Ma anche dei. galleria sempre Little Nemo per capirci. Sì. Ok, quindi le tue opere molte le troviamo anche nella galleria Little Nemo, se qualcuno è Sono interessato. alla Little Nemo Art Gallery di Torino e la Venere Comics di Pozzuoli. Ah, quindi anche dalle mie parti stanno a Pozzuoli. Sì, Venere Comics di Pozzuoli. Questo è un omaggio a. Sì. E hanno i tuoi originali. Vabbè, questo era un omaggio al principe, al re. Questa è pure l'illustrazione. Sì. Sì. Poi ci sono anche questi si chiamano, è una serie che abbiamo fatto che si chiamano Nerbini Style. Li hanno Nerbini Style perché Nerbini, non so se lo conoscete come editore, negli anni 40, negli anni 30, era un editore che pubblicava L'Uomo Mascherato, Cinefranco, e faceva questi albi orizzontali. Allora io ho preso i personaggi, ma ne ho fatte tantissime, dai supereroi appunto a Diabolik. Ho preso i personaggi e li ho rifatti alcune storie mitiche,
Le ho fatte come se fossero state pubblicate da Nerbini. Sì, ho capito, Questo. quindi dando questi albi ad album, venivano Sì, pubblicati ad questo album. senso vintage, no? Sì, chiaramente questo è Diabolik, un omaggio a Diabolik. Questa copertina te la sei inventata sempre. No, io prendo proprio dalla storia, Sì. prendo immagini come se fosse un cartello, un poster di un film, le Ho immagini capito. Le hai dalla prese storia dall'album, dall'album in questione. e le compongo, sì. Eccoci Ah, qua. chiedono se hai fatto qualcosa dedicato ad Alex Raymond. Qua, basta chiedere, Larry ce l'ha, avete visto? Questa. Mamma mia. Fantastico. Cioè, guardate qua. Non per niente non stanno nelle gallerie le opere di Larry. Hai detto mediamente ci metti 6 giorni per farne una così. Ma Questa è dedicata al grande Flash Gordon. E qua mi no, sono cioè. un po' il culo perché è Guarda. abbastanza. Raymond non è tanto facile. Allora, qua mi chiedono altre opere, dai, facci vedere qualche altra cosa, dai, vieni. Dai, caccia fuori, non essere avido, caccia, caccia. Posso fare vedere. Allora, dicono, in una tavola ci sono 10 anni di Gordon, perché l'hai fatta talmente ricca. Allora, queste due tavole sono dedicate al grande Jack Kirby. L'abbiamo nominato prima. Tavole grandi, come dici, quelle giganti, no? Una è dedicata al periodo Marvel e Sì. l'altra è dedicata al periodo DC, perché Jack Kirby a un certo momento negli anni 70 passò alla DC. Allora, questa qua è quella dedicata alla Marvel. Ok, vediamo, vabbè, Capitan America, i Fantastici 4. Con il re. Il re al centro. Ma, okay, wow, bellissima è stata. Questo è un omaggio a Jack Kirby nei suoi anni alla Marvel. Questo è un omaggio a Kirby nei suoi anni alla DC Comics. Mamma mia, che ti devo dire? Sono fantastici. Vedete il re? No, è fantastica. Tutta realizzata a mano, tutte di dimensioni molto grandi, proprio perché il nostro Larry le fa per le gallerie, sostanzialmente. Non fa fumetti, Sì. non fa illustrazioni digitali, lavora a mano, la vecchia maniera. Appunto, poi via dicendo, ho iniziato a fare qualche copertina per Fumo di China, per il fumetto, per varie mostre a tema. Per dirvi, ho fatto una mostra. Oh, guarda, ti vogliono mettere alla prova, vediamo, Larry. So di chiedere l'impossibile, ma ci provo. Hai mai fatto qualcosa su James O'Barr, il corvo sarebbe? Un omaggio al corvo, eh? No, no, no. No. Vabbè, Spiego, l'abbiamo beccato. cioè, volendo nel senso, diciamo che lo conosco e se una commission mi dice voglio quello, io lo faccio, no? Però io prediligo, diciamo, i lavori, rendere omaggio al fumetto, quello un po' più vintage, diciamo, quello un po' perso, quello diciamo che arrivo fino agli anni 70, perché Quindi dopo è cambiato tutto, no? Quindi quel sapore un po' retro, un po'. Però io, come dico sempre, io faccio tutto. Dicevo che ho fatto una mostra dedicata ai cantautori. ti stanno arrivando i complimenti anche di Guido Nolitta, un grande divulgatore del fumetto, che Sì. ringraziamo per averci seguito. Tutti i lavori della Lega sono meravigliosi. Un abbraccio. Si è pubblicato, mi pare, una volta nel suo un saluto nella sua pagina Facebook, qualcosa di mio. Non lo so, adesso stanno arrivando il Toto nomine, perché qua dicono, è John Wayne? John Wayne no, non l'ho fatto ancora, No. però lo potrei Però è fare. vintage, giustamente fanno notare che ci sarebbe a Duopo. Vedete? Questi sono mashup, però con il canto. Aspetta, che non riesco a Allora, trovare. io questa riconosco Valentina.
Però non riesco a capire chi ci hai fatto sul vestito. Qua ho fatto una mostra al Tenco qui a Sanremo, a Club Tenco, dove ci sono, ho fatto tutti i cantautori, Sì. però siccome il Tenco è molto legato al fumetto, no? Cantautori col fumetto, quindi c'è, per dire, questa è la copertina, vedi? Ah, ok. Valentina ha una maglia, un vestito, una maglia lunga, no? Con Tenco proprio. E lo sfondo è il Casinò di Sanremo. Ah, ok. Quindi Oppure, fumetti e cantanti. per dire qualche esempio, questo è Aspetta, sì, fai vedere, fai vedere. Mettilo. sempre con una motivazione. Aspetta, Lo dove sconosciuto, però ecco. Ok, lo sconosciuto, la rivolta fra le dita. c'è Guccini, Ah, perché ok. ci sono le torri di Bologna sullo sfondo, Perfetto, ok. perché si sa che Guccini scrisse la prima sceneggiatura, il primo, diciamo, soggetto dello sconosciuto è Bologna. Sentimi, qua Mirko mi ha preso per il suo segretario, ha detto che ti chiamerà in settimana per organizzare delle cose, ma diglielo tu, no? Vabbè, comunque lasciamo stare. Qua Il c'è. Aspetta, professore. il professore, non riesco. Ah, ok. Ok. Questa è Pazienza come omaggio al fumetto. Sì, tre allievi pericolosi, no? Perché lui è il professore, no? Sì. Comunque, Pazienza realizzò anche delle copertine per Vecchioni. Insomma, No, tutte. mi dicono che stai uscendo in edicola con la Cosmo o stai per uscire? No, no. No, non è Guarda, in questo. edicola esco ogni tanto con Linus. Con Linus, ok. Con Linus. Abbiamo avuto il grande Igor qua con noi. Beh, Igor, qui un numero speciale dedicato a Magnus. Sì? Io ho realizzato delle illustrazioni per un articolo. Ah, Qua. ok, bellissimo, bellissimo. Questa. No, diceva lo sconosciuto sta uscendo in edicola. Sì, con la Cosmo stanno recuperando lo sconosciuto. Sì. Sì, Quindi collabori con Linus. ogni tanto quando c'è bisogno di qualche illustrazione, beh, che va bene per gli articoli, così realizzo qualcosa per Linus, o qualche copertina. Ultimamente abbiamo fatto insieme a Sudario Brando, Ah, prima ti salutava. sì, ciao Francesco. Abbiamo realizzato la copertina dell'annuario del fumetto, annuario di Fumo di China, Ah, come no, certo. il numero, diciamo, Il numero della... annuale, Sì. dedicato a Don Romita. Ah, ok. L'abbiamo fatto in team up, io e lui si è occupato delle colonne esterne con i personaggetti e io ho realizzato Don Romita. Ciao, ciao due, vabbè, perché ti aveva già salutato in precedenza. Ciao, tre. Senti, volevo dire, abbiamo detto che tu hai fatto delle opere bellissime. Chi vuole può contattarti in privato, oppure ci sta la galleria Little Nemo a Torino e la Torino. galleria a Pozzuoli, mi ricordi il nome? Venere Comics. Venere Comics a Pozzuoli, quindi in Sì. Campania, per chi vuole prendere le sue opere in galleria, oppure tu sei anche disponibile a commission. Se io voglio qualcosa di particolare, posso contattarti, penso Sì. sui social, sei disponibile Sì. a rispondere e posso contattarti. Prego, prego, dimmi. Tempo permettendo, sì. È chiaro. Ti posso contattare per una commission, dandoti magari le mie direzioni, le mie direttive, e tu, insomma, tempo permettendo e tutto quanto, insomma, sei... Io ho parecchi, non li, cioè, diciamo, conoscenti, amici. Non li chiamare clienti perché non mi piace questo termine, però, cioè, per dirti, c'è un tizio che se me l'ha fatta fare, diciamo, 50, cioè ogni tanto voglio questo, Questo io è quasi tuo parente, voglio dire, 50. sì, mi voglio molto bene. Senti, volevo chiederti,
Ti ringrazio innanzitutto per tutto quello che ci hai fatto vedere, tutte cose bellissime. Noi nella nostra associazione abbiamo tanti aspiranti autori. Sì. Qualche consiglio o suggerimento per chi vorrebbe essere il nuovo Larry? Allora, consigli non ne posso dare e non ne do mai perché non si danno i consigli. Vabbè, un Si può suggerimento. dare qualche esempio. L'esempio è, bisogna innanzitutto conoscere, cioè conoscere quello che si fa, cioè conoscere la materia prima. Vuoi fare, ma in qualsiasi campo, vuoi suonare la chitarra, devi conoscere i chitarristi. Cioè non c'è niente da fare, devi andare a spulciare, non puoi accontentarti dei 4 o 5 autori che vedi online o cosa. Devi, per i giovani io parlo, per i ragazzi, devi andare a studiare la storia. A me mi ha aiutato molto. Io ho mangiato fumetto fin dalla tenera età. Cioè, a Mi me piace mangiato fumetto. da bambino mi chiamavano giornaletto. Ah, Cioè, ho io la capito passione tutto. pazzesca, cioè, riconoscevo gli inchiostratori della Marvel sugli albi corno. Io riconoscevo già Kirby da chi era inchiostrato, perché fosse Davvero. oppure cioè, tutti i disegnatori. Mangiare tanto, tanta cultura fumettistica, perché ti fa le ossa proprio a livello mentale. E poi lavorare tantissimo. Cioè, bisogna, per ottenere le cose, secondo me, bisogna soffrire. Cioè, come quando, appunto, dico, come uno sportivo soffre perché deve allenarsi 4, 5, 6, 7, non so quante ore si allenano gli sportivi, però sudano, ti spaccano la schiena, oppure il chitarrista che gli vengono gli esce sangue dalle dita. È questo soffrire, cioè se, quasi un'ossessione deve essere, perché se no non si cava un ragno dal buco. Ma sicuramente non volevi dare consiglio, ma hai detto una cosa importantissima, sicuramente. Non risparmiarsi, studiare e soprattutto aggiungerei leggere tanto. Certo, sì, devi conoscere la materia che vuoi proporre, vuoi iniziare a produrre. Cioè, non puoi fermarti a... Cioè, con tutto il rispetto per, cioè, Manara lo conoscono tutti, non ti stai, cioè, lo conosco, cioè, ma non puoi fermarti solo a Manara non so, Dylan Dog, le cose proprio, cioè, le cose più conosciute, no? Devi andare a cercarti gli autori, se vuoi fare il disegnatore degli anni 50, Quindi negli bisogna anni essere 50. curiosi, aggiungerei. Certo, la curiosità è la benzina cioè della conoscenza Quindi a questo punto io faccio sempre una domanda scomoda, però la risposta da parte tua già la immagino, perché chiedo quanto e cosa leggi all'autore. Però nel caso tuo penso che è una domanda quasi pleonastica, perché immagino che leggi tantissimo. Quindi a questo punto salto questa domanda e ti chiedo consigli di lettura, qualcosa che consigli che bisogna leggere Allora, vi imprescindibile. consiglio, ultimamente non so se possa piacere o no, però a me è piaciuto molto, bisogna leggerlo secondo me anche un paio di volte, perché diciamo che è un'opera abbastanza, non difficile, però impegnativa, no? La strana morte di Alex Raymond, Dave Sì. Sim. Sì. Conosci? Ecco, Sì. quello è uno degli ultimi libri usciti che consiglio molto, e consiglio molto anche chi vuole fare fumetto. Questo libro qua, La strana morte di Alex Raymond, Sì. Davidson, consigliatissimo dal nostro Larry. Ah, ci dice un amico che ci segue, Alessandro, quanti conoscono oggi il grande Caprioli, disegnatore dei puntini? Caprioli, non lo so quanti lo conoscono, io lo conosco, perché Caprioli è stato uno dei primi a usare questa tecnica dei puntini, no? Che poi uscì anche con Manara, no? Ed era un disegnatore strepitoso, ma cioè, gli italiani noi ne abbiamo avuti, cioè, non so,
come si chiama quello del commissario Spada, De Luca. De Luca, cioè, De Luca è cioè, grande, De Luca, è stato anche un innovatore. un disegnatore Però così. credo che lui sia abbastanza conosciuto, De Luca, credo, perché lo vedo spesso riproposto nelle collane di ristampa. Abbiamo avuto degli autori, ma lo stesso Iacovitti, no? Iacovitti, immenso Iacovitti. Non esiste in tutto il mondo uno così, Sì, cioè, ma in sì, sì. tutto il mondo, cioè, mentre ci sono le scuole in America, ci sono disegnatori che quasi non li distingui uno dall'altro, no? Ma anche negli anni 60 accadeva questo, cioè un'uniformità di stile, no? O in Sì. Bonelli, o il fumetto franco-belga, no? Questa linea chiara di qua di là, ma invece, cioè, fa genere a sé. Sì. Iacovitti fa genere a sé. Iacovitti, come lo stesso Magnus, sono. Hai detto bene, in altri paesi sarebbero delle scuole. Sì, hai detto benissimo. Il nostro Alessandro Pippo Pertica e palla di Iacovitti, tavole strepitose. Sì. Devo dire la verità, effettivamente tutti nomi eccellenti. Iacovitti comunque è anche molto, penso che, voglio dire, non credo che qualcuno non lo conosca, se no. Battaglia, Dino Battaglia, vogliamo Sì, parlare, Battaglia. cioè, che adesso sta tornando un po' di qua, però Dino Battaglia, cioè, ma chi, ma dove lo trovo? Cioè, io ho visto gli originali suoi, ho avuto la fortuna perché collaboro con la casa editrice Lo Scarabeo, no? Hanno fatto una mostra, ho visto gli originali, ma li ho visti anche prima, no? Cioè, ma è una roba pazzesca, no? Cioè, e adesso c'è Roy che si ispira un po', no? A Sì. Battaglia, no? A proposito di Roy, è uscito un libro edito dallo Scarabeo insieme Roy e Marco Cannavò che fanno Come Frank. no? Se non mi sbaglio, hanno fatto pure Dracula e abbiamo presentato anche sui nostri format. L'abbiamo presentato. Diciamo che qua con Roy sfondi una porta aperta perché molto amico dell'associazione, lo Nel stimiamo. volume di Frankenstein Sì? c'è una mia illustrazione Ah, nel fatto un omaggio quadro all'interno. nazionale, sì. Due Ottimo, buona sapersi. illustrazioni, Frankenstein e la moglie di Frankenstein. Wow, bellissimo, un plus, una cosa in più per prenderlo e leggerlo. Ah, io Ma un'altra domanda che faccio sempre è. c'è stato disegnato da Roy. Ah beh, certo, ho detto una cosa in più ancora, una cosa in più ancora. Però, cioè, Un'altra domanda che faccio se sempre e che penso neanche ci sia bisogno è se ascolti musica quando disegni, però anche questa credo che ho capito che hai un buon rapporto con la musica. in realtà non ne ascolto molta. Prima sì, adesso ascolto molti podcast, oppure interviste, parole, perché sono sempre da solo, cioè nel senso, un lavoro solitario, allora sento Certo. parlare qualcuno. Ogni tanto Ah, rispondo. ok. Ah, no, non l'avrei immaginato. Quindi più podcast, più live che musica. Sì. Mi disse un autore che la musica che sentiva in qualche maniera influenzava anche il segno. Nel tuo caso, una live o un podcast può influenzare il segno? No, Perché sarebbe divertente, magari due che litigano e tu fai il segno più nervoso. assolutamente. Ascolto anche crime, robe così, cioè. Ah, ok. Quindi diciamo, ti piace sentire parlare? Sì, ho la storia, ho cosa. Ma poi, sai, anche tante robe di storia così, no? Magari impari qualcosa mentre disegni, fai due cose in una. Allora, il nostro ottimo Vincenzo Basile ha recuperato il link di Amazon del libro La strana morte di Alex Raymond. Sì. Spero sia questo, credo di sì, non riesco a cliccare sul link. Comunque. La strana morte di Alex Raymond, Dave Sim, l'autore, diciamo, dovrebbe essere facilmente reperibile comunque per quanti Sì, sono nuovo, curiosi. sì, ho appena finito. Si trova tranquillamente. Abbiamo fatto una bellissima chiacchierata con il nostro Larry. Prima di salutarci, ci vuoi regalare qualche altra cosa? Vogliamo vedere qualche altra opera tua? Ti faccio vedere se vi piace. Io poi avevo una curiosità da inizio della live, ma il Diabolic è alle tue spalle, è tuo?
No, no, è una scheda, non una tela. Vi Ah, ok. faccio vedere questa. Un omaggio allo Spider-Man di Joe Romita. Ah, bellissimo, bellissimo. Ah, guardate che capolavoro, sempre sul suo formato grandissimo. Abbiamo detto che lui disegna in maniera così grande, su fogli così grandi, perché sostanzialmente non fa fumetto, ma le espone nelle gallerie, giusto? Sì. Sì, Quindi in realtà sono dei veri e propri quadri. diciamo sì, diciamo di sì, perché comunque poi con la cornice diventano ancora più grandi. Quindi diciamo è lo stesso motivo per il quale non lavori in digitale, perché alla fine tu sei come No, pittore. faccio, però non... Cioè, cosa fai? Poi c'è un'altra faccenda, cioè... Lavorando spesso con personaggi noti, no? O personaggi Sì. sotto copyright, tu puoi fare una copia. Ah, certo. Un originale basta. Non è che posso, cioè, il digitale conviene quando stampi, Sì. quando, cioè, ma Sulle io, tirature. magari faccio una stampa di questo, ma per un mio amico gliela regalo, per dirti, no? Però non posso, cioè, per me non ha senso, capito? Per quello che faccio No, io, no? no, è giusto perché giustamente essendo sono personaggi non tuoi che tu omaggi, quindi chiaramente Poi non posso hanno. le stampe che facciamo sono quelle del cinema, perché Sì, che sono comunque degli è omaggi. un'altra cosa. Sì. Allora, ricordiamoli, Little Nemo a Torino e Venere Comics a Pozzuoli sono le gallerie che hanno i tuoi originali. Quindi se siete interessati potete andare là. E hanno anche i cataloghi, almeno Little Nemo ha dei bellissimi cataloghi che si possono recuperare. Se per qualsiasi altra cosa, per le opere che ha fatto vedere lui adesso, o se voi siete interessati a delle commission, lo potete contattare privatamente. Io ve lo Sì, consiglio perché sono delle opere meravigliose. Lavora ma in grandezze. anche per un saluto, non so, cioè, se volete chiedere qualcosa, potete contattarmi anche, cioè, non solo per lavoro. Potete anche chiamarlo per salutarlo, anche per sapere come va a Sì, Sanremo, perché lui è di là. devo disegnare. Allora io ti faccio l'elenco dei divi che voglio, l'autografo di Sanremo, così magari mi vai a No, prendere un autografo di quello Fiorello. no, quello no. È una bolgia qui sotto. Immagino, immagino. Lui è sanremese per chi si è collegato adesso, Sì. quindi penso ci siamo detti tutto. Sanremese, sono nato qui, ma io di origini sono calabrese. Bravo, mi piace. Vieni dai posti giusti. Cioè, in realtà io sono, cioè, dentro mi sento calabrese. Cioè, Un sono cuore di calabrese. calabrese. Sì. Sono un uomo del sud. È arrivato anche un altro saluto. Ugo Esposito, lei è una persona disponibilissima, quindi vi invito a chiamarlo. Ugo è uno dei miei fan, diciamo, un amico, perché poi cioè, l'ho visto un paio di volte di persona, però ci sentiamo sempre, lui mi chiede sempre delle cose, io l'accontento e diciamo che ha parecchie mie originali. Calabria Forever, vabbè, adesso hai fatto un'altra clac su questa cosa. Va bene, allora io vi ripeto di andare subito da Little Nemo oppure di contattare Larry anche per scambiare due chiacchiere. Lui non ha clienti ma amici, questo quindi l'ha detto e penso che è vero, tutti lo possono testimoniare. Sì, perché comunque ho diciamo che, a parte che è un buon carattere, però cioè non riesco, infatti ci sono le gallerie certe volte che trattano per me perché non ho molta dimestichezza, io vado bene solo per disegnare o Beh, mi ha per detto niente, disegni benissimo. Ben vengano disegnatori come te. Allora, io ti ringrazio per questo tempo che ci hai dedicato. Come ha detto, Ringrazio voi, saluti anche a Mirko che mi contattò qualche tempo fa. Siete stati gentili a ospitarmi e a darmi l'opportunità di mostrare qualche mio lavoro. Mirko che ti ricontatterà successivamente perché vuole fare una live dove tu disegni dal vivo. Non voglio parlare più con Mirko io.
No, neanche io, però così va detto, di dirtelo. No, Neanche io basta. ci voglio parlare. No, lasciamo perdere quel personaggio Ok, perché. lasciamolo perdere, io ti passo solo l'informazione, vorrebbe vederti disegnare dal vivo. Scherzo, mi Sì. farebbe molto piacere. No, No. io no, veramente non... Vabbè, si scherza. Allora, è stato un enorme piacere, ti arrivano i saluti anche da chi ci ha seguito. Io ti Sì. ringrazio di nuovo per aver accettato questo invito. Saluto Ugo e saluto Sudario perché li conosco personalmente, se ci sono ancora, e grazie. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie. Vi do appuntamento alla prossima live che c'è e consiglio anche a te, Larry, visto che disegni col sottofondo dei podcast, delle interviste, venerdì 16 febbraio alle 10 ci sarà il nostro format a colazione con l'autore e ci sarà Sì. Sì. una giornalista, scrittrice di libri per bambini, per ragazzi, per l'infanzia, Fulvia degli Innocenti, e a condurre ci sarà la nostra Cristina Di Matteo. Se avete tempo, venerdì 16 mattina alle ore 10, vi fate un po' di compagnia. Potete Va fare un bene. po' di compagnia. Va bene. Grazie ancora. Un saluto a tutti, grazie Marco e arrivederci, a presto, grazie ancora, buona serata. Buonasera. Ciao ciao. Ciao.